In questi giorni sta circolando una notizia abbastanza bizzarra, vi devo dire, sulla Juventus e sulla possibilità di un mancato rinnovo di Federico Chiesa, un Chiesa che è sempre più oggetto di dibattito in casa Juventus, un Chiesa che evidentemente per molti è un giocatore che potrebbe lasciare la Juventus quest'estate, soprattutto in caso di mancato rinnovo proprio con la Juventus, ed è per questo motivo che si cominciano a fare vari nomi per quanto riguarda il post Chiesa. Però quello che è uscito oggi è, francamente, vi dico la verità, abbastanza preoccupante, ma scopriamolo nei dettagli, cerchiamo di analizzare il tutto qui su FCM News Sport. E come sempre vi ricordo, essere uno dei pochi canali sulla piattaforma e essere totalmente gratuito. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale lasciando un like ai vari contenuti. E diteci soprattutto la vostra in merito a questa situazione qui sotto nei commenti. Oltretutto vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio il link di un altro canale che è Edwin Review, è un canale di un nostro carissimo amico, si occupa di recensioni sul mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. Se vi va, iscrivetevi, trovate il link qui sotto. Mi raccomando, facciamolo salire, aiutiamolo, che trovate molte molte cose interessanti. E allora andiamo alla notizia, perché si parla di un Federico Chiesa che è evidentemente un giocatore che in questo momento non sta facendo una grande stagione, ci si aspettava di più da lui, ci sono anche un po' di malumori per quanto riguarda la situazione fisica di Chiesa, perché fisicamente continua a essere un giocatore che non dà garanzie. Parliamo di un giocatore che quest'anno ha fatto 22 presenze e 6 gol, numeri bassi per quelle che erano le aspettative di questo ragazzo che da quando ha avuto quell'infortunio, diciamo, non è stato più lo stesso. È vero però anche che si stanno facendo dei nomi. Ecco, in merito al post Chiesa. E vi dico la verità, sono dei nomi che, se in certi casi sono interessanti, in altri sono preoccupanti. Perché, cosa abbiamo sempre detto, che il post Chiesa, secondo me, ideale per Giuntoli è Gudmundsson. Ve l'ho detto tante volte, è un giocatore che quest'anno sta facendo cose molto interessanti. Al Genoa ha fatto 26 gol in 76 presenze tra Serie A e Serie B. È un giocatore che anche alla Z, ai tempi prima del trasferimento al Genoa, ha fatto molto bene perché aveva fatto 24 gol. Un giocatore che quest'anno ha trovato la sua massima realizzazione e quest'anno ha fatto già 11 gol, quasi il doppio rispetto a quelli fatti da Federico Chiesa. E Gudmundsson è un giocatore che, come vi ho detto tante volte, intriga perché ha una valutazione abbastanza abbordabile sui 30 milioni, è ancora molto interessante, è giovane, è un classe 97, è un giocatore che, secondo me, per caratteristiche può essere il post Chiesa. Gli altri nomi che però sono stati fatti in particolar modo dalla Gazzetta in questi giorni sono dei nomi, vi dico la verità, abbastanza fraintendibili. Perché? Il primo lo sappiamo, è Felipe Anderson, e sappiamo benissimo, non è esattamente un clone di Federico Chiesa, cioè Felipe Anderson secondo me arriva a prescindere da Federico Chiesa. Si sta cercando di seguire passo dopo passo la vicenda di Felipe Anderson, si muove attentamente l'evento su di lui, e ci sono impressioni positive sul possibile arrivo a parametro zero di Felipe Anderson, che quest'anno ha fatto una stagione non esaltante, finora soltanto 3 gol, ma arriverebbe in prestito, quindi parliamo, pardon, a parametro zero, quindi parliamo di ragazzo che comunque secondo me non è il post Felipe Ander, il post Federico Chiesa. Ma quello di cui parla la Gazzetta come post Federico Chiesa è preoccupante. Intanto tornano due nomi di moda, e sono due nomi che, francamente, vi dico la verità, sono preoccupanti. E se fossero veri c'è da preoccuparsi, ma vi dico anche dall'altro lato che, a mio avviso, Giuntoli potrebbe avere altre idee. Sono due vecchi pallini, vengono chiamati i due vecchi pallini, ma non di Giuntoli, di altri direttori sportivi. Il primo è Raspadori. Si parla ancora di Raspadori come giocatore della Juventus. Ricordate quando è stato paragonato Raspadori alla Juventus? Quando doveva sostituire Paolo Dybala. Vi ricordate tutti i paragoni tra Raspadori e Dybala, quando si diceva Raspadori è il nuovo Dybala, quando si era fatto soprattutto quel Sassuolo Juve dove segnò Raspadori, si diceva: ecco, avete visto Raspadori, il posto Dybala è perfetto. Ecco, stiamo vedendo che esattamente la carriera di Raspadori non sta andando a livelli altissimi. Anche quando andava in nazionale faceva quei gol, si parlava di Raspadori con il nuovo Paolo Rossi, insomma, delle valutazioni secondo me esagerate. Ed è, secondo me, un giocatore che non è tutto questo granché. Ma secondo la Gazzetta, addirittura ci sarebbero molti dirigenti della Juventus che spingono per Raspadori. Addirittura ci sarebbero sia Manna che Giuntoli che lo vorrebbero. È vero che va detto che Giuntoli è stato quello che lo ha portato a Napoli. Quindi
E quindi su questo qualcuno potrebbe dire, e allora gli piace, e allora lì ci può stare. E tra l'altro ricordiamoci che Raspadori è stato pagato una bella cifra, quasi 30 milioni, dal Napoli di Giuntoli. Però, secondo me, Raspadori rappresenta quelle operazioni fatte da Giuntoli male. Cioè, quando parliamo di Giuntoli si parla sempre di uno che prende i giocatori a niente e dei giovanissimi. Con Raspadori, secondo me, è il classico tipo di situazione in cui ha preso sì un calciatore giovane, ma in quel caso, secondo me, ha sbagliato. Non tanto nell'acquisto in sé per sé, ma nella valutazione, perché ha speso quasi 30 milioni. Ad oggi un giocatore che ne vale 30-35 non è aumentato il suo valore, anche perché quest'anno ha fatto soltanto 4 gol, in un'annata in cui sono cambiati tanti allenatori, tanti moduli, e soprattutto in cui è mancato per tanto tempo Victor Osimhen per colpa della Coppa d'Africa. Ora stiamo vedendo che sta ritornando, e quindi è anche lì. Siamo così sicuri che un ragazzo che, attenzione, è un classe 2000, ancora molto giovane, però è un giocatore che può sostituire uno come Federico Chiesa? Cioè, voi realisticamente pensereste di a parte che Raspadori non è una punta e Chiesa non lo è, quindi già stiamo parlando di due ruoli diversi. Però è vero anche che molti potrebbero dire, eh sì, però Chiesa in questo momento fa l'attaccante, quindi potresti mettere al fianco di un Vlahovic un Raspadori. Ora, io personalmente 30 milioni per Raspadori non lo spenderei mai. Se fosse un'occasione in cui te lo girano con qualche scambio o un parametro zero, allora ti direi, ma forse ci penserei, perché Raspadori è un ragazzo interessante su cui però non investirei mai una cifra da 30 milioni. E ripeto, secondo me Giuntoli ha sbagliato una volta nel prenderlo, non credo che sbaglierà un'altra volta. Ma secondo la Gazzetta, un altro nome che si potrebbe fare in estate è un affare che è saltato la scorsa estate, e per fortuna, perché era un ragazzo a cui la Juventus proponeva un ingaggio abbordabile, ma soprattutto al Sassuolo aveva proposto 15 milioni per il cartello di uno tra Sulè e proprio Ealing. Meno male che non ha accettato il Sassuolo, perché per Mimmo Berardi la Juventus era disposta a fare un'offerta importante. 15 milioni per Sulè sarebbe stata una follia a posteriori, e ci siamo resi conto. Così come sarebbe stata una follia 30 milioni per Lukaku per Vlahovic. Cioè, anche quella sono due follie di mercato che per fortuna la Juventus ha evitato di fare. E per fortuna la Juventus non ha ascoltato proprio il buon Max Allegri. Quest'anno annata negativa per Berardi, e però si torna di moda il nome di Berardi, che però, secondo la Gazzetta, arriverebbe a cifre molto più basse in virtù del fatto che quest'anno ha giocato pochissimo per infortunio. Viene da due anni in cui ha giocato veramente poco. Ecco, io direi, allora ha giocato poco per infortunio, non è che il prezzo si abbassa, non lo prendi proprio. Quest'anno ha fatto 9 gol, ma in 17 presenze, quindi sono numeri comunque buoni. E stiamo vedendo che il Sassuolo senza di lui è una squadra da retrocessione, quindi si vede il peso specifico di Berardi e l'assenza di Berardi, soprattutto quanto pesa. È uno che ha fatto in 360 partite al Sassuolo 142 gol, quindi i numeri sono buoni. Ma spendereste ancora 25-30 milioni per Berardi? E soprattutto in questa Juventus col 3-5-2, dove giocherebbe? Parte da destra per rientrare. In quel ruolo hai già Sulè. Cioè, perché pensare di prendere un Berardi se hai già Sulè? Questa è una roba che francamente non ha senso. Per cui, vi dico la verità, tra tutti questi nomi che si stanno facendo, per il posto di Chiesa io uno credo che sia un nome fattibile. Gudmundsson. Quello è l'unico giocatore che, se mi dite, per forza Chiesa deve essere ceduto, posto che io non lo venderei. Ma se proprio ne devi vendere uno, prendi Gudmundsson. Ma io continuo a dire che Gudmundsson puoi anche non prenderlo e rimanere con Chiesa, Sulè e Yıldız. Questo sarebbe un pacchetto di attaccanti che ti consentirebbe soprattutto di giocare col tridente, che è quello che la Juventus in futuro deve fare. E secondo me sono tutte valutazioni che andrebbero fatte poi capendo chi sarà il nuovo allenatore. Vi faccio un esempio: se dovesse realmente arrivare uno come Thiago Motta secondo me potrebbe pensare a un tridente, così come lo fa a Bologna, lo pensa, e lì a destra lui ha Orsolini, non ha Sulè, e Sulè mi sembra più forte di Orsolini. A sinistra gente come Saelemaekers, a me Yıldız o Chiesa mi sembrano più forti, e come punta Zirkzee a me sembra meno forte di Vlahovic, per cui è un tridente, secondo me, che questo si può mettere in piedi alla Juventus, con un allenatore che magari potrebbe pensare a un calcio un po' più moderno rispetto a quello proposto di Allegri, che nonostante la presenza di questi giocatori come Yıldız e come Chiesa continua a giocare con le due punte, che secondo me sfavorisce sia Chiesa che Sulè. Insomma, la situazione è questa. Io vi dico che questi nomi, francamente, lasciano il tempo che trovano. Mi piacerebbe però aprire un dibattito qui sotto con voi nella sezione dedicata ai commenti per parlare tra questi nomi chi vi intriga. Vi dico, tra tutti questi, Gudmundsson e Felipe Anderson, ma perché arriva a zero. Quindi secondo me un Felipe Anderson a zero, la Juventus è un giocatore che a me intriga, non è che ti fa fare il salto di qualità, ma come alternativa serve, perché servono i ricambi in questa Juventus, cosa che in questo momento non ci sono. E quindi se mi dici un Felipe Anderson arriva al posto di un Ken, facciamo un esempio, allora lì ci sta, perché Ken lo vendi anche a 20 milioni, Felipe Anderson arriva a zero, io lo faccio.
Però certo non Felipe Anderson al posto di Federico Chiesa. Su questo penso siamo tutti d'accordo.